Ciao progettisti, avete mai provato a creare una scheda di circuito stampato con componenti SMD? Avete visto che fatica saldare quei componenti così piccoli? In genere è abbastanza complicato se non hai l'attrezzatura necessaria, ma a volte è davvero impossibile. E se ci riesci, non sai mai se hai realizzato delle buone connessioni elettriche o se sia rimasto qualche cortocircuito o saldatura fredda qua e là. Oggi ti faccio vedere come si ordinano dei circuiti stampati con i componenti SMD già montati da loro su JLC PCB. Ma prima di cominciare, iscriviti al canale per non perderti i prossimi progetti di elettronica e meccatronica. In questi giorni alla scuola di robotica e meccatronica Impara Giocando abbiamo realizzato un driver per motori passo passo NEMA 17 intelligente con microcontrollore a bordo capace di dialogare con un Arduino mediante canale di comunicazione RS-485. La scheda in questione è realizzata in modo tale da poter collegare tantissimi motori su un unico bus per essere comandati usando un solo Arduino o un qualsiasi altro microcontrollore. Siccome ne voglio realizzare un discreto quantitativo, diventa proibitivo montare tutti quei componenti a mano, per cui questa volta, insieme al PCB, ordinerò anche il montaggio dei componenti SMD, quelli più impegnativi da saldare. Oggi vediamo insieme come si fa. Per prima cosa abbiamo bisogno di generare il file per il posizionamento dei componenti e con KiCad si fa così. Questo è il circuito che abbiamo intenzione di realizzare e se facciamo Alt 3 lo vediamo anche in tre dimensioni. Eccolo qua. Questo è il microcontrollore, qui abbiamo il sensore di posizione angolare, il regolatore di tensione, il driver RS-485, e dall'altra parte abbiamo tutte le connessioni elettriche. Abbiamo la connessione del motore, l'ingresso e l'uscita dei cavetti e il socket per il driver che si occuperà effettivamente del pilotaggio del motore. Dopo aver generato il file Gerber come al solito, quindi file per la fabbricazione, Gerber, file forature, ci occuperemo di realizzare il posizionamento componenti.pos. In questo caso noi dobbiamo realizzare soltanto il montaggio lato top, ma questa procedura genera file di posizione, eccolo qua, sia il file per i componenti montati sul layer top, sia il file per i componenti montati sul layer bottom. A questo punto possiamo già chiudere e nella directory del nostro progetto, sotto KiCad NEMA 17 driver, Gerber, troveremo NEMA 17 driver bottom pos.csv e NEMA 17 driver top pos.csv. L'estensione CSV significa comma separated values. Se io apro questo file con un editor di testo, posso vedere che è fatto in questo modo. Il primo rigo mi dice ref val package posizione x, posizione y, rotazione e side, e per ognuno di questi campi, per ogni riga ho i suoi valori tutti separati da una virgola. Se sono valori numerici li troverò semplicemente spaziati dalle loro virgole, se sono delle stringhe alfanumeriche saranno contenute all'interno di doppi apici, all'interno delle virgolette. Aprendo questo file con un editor come Microsoft Excel o nel mio caso OpenOffice, vedo che è possibile anche aprirlo specificando che come delimitatore di stringa ho le virgolette e come delimitatore di campo avrò la virgola. Do ok e questo è il risultato. Vedrò nella prima colonna il reference o part number, nella seconda colonna il valore di quel componente, terza colonna il tipo di contenitore o package in inglese e poi le posizioni x, y e rotazione nelle successive colonne. Infine, nella colonna side ci sarà scritto se questo componente è montato nel layer top o nel layer bottom. Questo è effettivamente il file di montaggio del layer bottom, non ci interessa. Apriamo il top, dove ci sono tutti i componenti che dobbiamo far montare ai ragazzi di JLC PCB. Salviamolo con un altro nome ed eliminiamo tutti i componenti che non vogliamo far montare a JLC PCB. Salviamolo, poi si va su jlcpcb.com e si inizia a compilare il modulo per la richiesta di un preventivo, come abbiamo già visto mille volte. Aiutiamoci a compilare questi campi anche leggendo le istruzioni nei punti interrogativi. Arrivati in fondo, dobbiamo selezionare PCBA, che sta per PCB Assembly, ovvero montaggio dei componenti.
In base al progetto che dovete fare, imposterete i parametri avanzati come da vostre specifiche e poi confermiamo. In questa pagina mi verrà fatto vedere qual è il layer dove vengono montati i componenti. Dopodiché, su questo sito, e bada bene, ogni costruttore ha una modalità leggermente diversa dagli altri, dobbiamo compilare due fogli Excel. Uno per la distinta componenti, quella che in gergo viene chiamata BOM. BOM letterariamente significa Bill of Material, che in italiano possiamo tradurre in lista della spesa. E poi il file che chiamano CPL, in cui sono descritte le coordinate per il montaggio. Vediamo in pratica come dobbiamo compilare questi file. Intanto scarichiamo dal sito di JLCPCB i due file. Eccoli qua. Poi apriamo in una finestra il file che abbiamo creato con KiCad relativo al montaggio dei componenti e in un'altra apriamo la BOM scaricata dal sito di JLCPCB. Per prima cosa faccio in modo che i due file abbiano lo stesso numero di righe. Vediamo che il file originario ha 27 righe, quindi prendo l'ultima riga in questo modo del file BOM e arrivo a 27 in modo da copiare tutti i formati. Poi vedo che nella prima colonna c'è scritto comment, commento. Qui ci vado a copiare tutti i valori dei componenti, quelli che trovo nella colonna val. Seleziono tutte le celle tranne la prima, dove c'è scritto val, faccio CTRL C per copiare e posizionandomi nella prima cella, subito sotto la cella di comment, incollo con CTRL maiuscolo V. In questo modo copierò solo i valori. Do conferma che voglio sovrascrivere. Sì. Su Designator o Designator, chiamatelo come volete, ci vanno i part number. Quindi prenderò la prima colonna del mio file di posizionamento, CTRL C, e vado nella prima cella significativa della seconda colonna e faccio CTRL maiuscolo V. Solo valori. Sì, eccolo qua. A questo punto vado nella terza colonna dove ci devo inserire il footprint, ovvero il package, in quest'altra tabella viene denominato package. Seleziono tutto, CTRL C e vado a fare CTRL maiuscolo V. Solo valori. Sì. Sia la colonna comment sia la colonna footprint ci permettono di semplificare moltissimo la ricerca di componenti nel database di JLCPCB. Poi nella quarta colonna, se lo conosciamo, ci dobbiamo mettere il codice del componente di JLCPCB, ma se non lo conosciamo semplicemente lasciamo questa colonna vuota. Salva, chiudi. Ora salviamo il file della BOM e lo chiudiamo. Apriamo il file CPL. Nella prima colonna ritroviamo il designator, che deve corrispondere a quello che abbiamo inserito nella BOM. CTRL C, anche in questo caso portiamo a 27 il numero di righe, ci posizioniamo nella prima cella e CTRL maiuscolo V. Incolliamo tutti i designator. Poi prendiamo dal file del montaggio dei componenti tutte le coordinate X, Y e l'angolo di rotazione e le incolliamo, CTRL C, nelle rispettive colonne, CTRL maiuscolo V, solo valori, e rotazione, CTRL C, CTRL maiuscolo V. Presumibilmente i componenti saranno montati tutti sul layer top, ma se avete bisogno di montare componenti su entrambi i lati mettete in questa colonna il layer opportuno. Salva, chiudi e carichiamo AdBOM, SampleBOM e CPL. Processa BOM e CPL. A questo punto il motore di JLCPCB andrà a ricercare all'interno del database quelli che sono i componenti più simili, più affini a quelle che sono le nostre indicazioni. Per esempio il condensatore da 100 microfarad, lui ha capito da questo footprint come doveva essere selezionato e, come vediamo, è stato selezionato questo componente di codice C350012 che io posso anche copiare e aggiornare all'interno della BOM. Eccolo qua, C1, CTRL maiuscolo V,
testo non formattato e posso ripetere questo procedimento per tutti i componenti in maniera tale che la prossima volta che vorrò realizzare lo stesso circuito dallo stesso fornitore avrò già la BOM popolata con i codici opportuni. Salva. E ora abbiamo una bella BOM che possiamo riutilizzare tutte le volte che vogliamo. A volte potrebbe capitare che il motore non sia in grado di intercettare il componente giusto al primo colpo e allora potrebbe essere necessario forzare la scelta di un componente. Facciamo un esempio. Questo componente VREG 1 potrebbe non essere il componente giusto oppure potrebbe il motore non averlo individuato. E allora attraverso questo tasto a forma di lente di ingrandimento possiamo fare una ricerca e andare a cercare eventualmente altri componenti simili. Possiamo scrivere all'interno di questa barra di ricerca qualsiasi cosa e lui cercherà di trovare il componente più adatto alle nostre esigenze. Se clicchiamo la casella in stock, eviteremo di cercare componenti non presenti in magazzino. E qui vediamo che nel magazzino di JLCPCB abbiamo 28 di questi componenti, 381 di questi, e qua di fianco vediamo inventory shortage, significa che sì, ci sono un po' di componenti ma non sono sufficienti per completare la produzione che abbiamo impostato nel nostro ordine. Quindi in questo caso non possiamo selezionare il primo componente, anche se magari poteva andar bene, e dovremo selezionare per esempio il secondo. Un'altra cosa molto interessante che vediamo è il prezzo. Noi sappiamo già quanto ci costerà questo componente, sia per prezzo unitario, sia per 10 pezzi, sia per 30 pezzi e così via. Abbiamo un ordine di grandezza del costo dei singoli componenti per quantità. Possiamo eventualmente scaricare il datasheet per essere sicuri che questo sia il componente adatto alle nostre esigenze e infine clicchiamo su Select. Possiamo eventualmente decidere di non montare alcuni componenti e montarli manualmente. Possiamo addirittura fare una ricerca per codice di inventario JLCPCB. Eccolo qua, Select. Una volta che abbiamo finito di verificare la nostra BOM, procediamo cliccando il tasto Next. Ora si passa a una schermata che mostra il posizionamento dei componenti. In genere la posizione X e Y è corretta. Quello che invece spesso è sbagliato è la rotazione dei diodi o dei circuiti integrati, per cui dobbiamo verificare attentamente ogni componente in questa schermata e praticare delle rotazioni o dei riposizionamenti manualmente usando questi pulsanti qua sopra o trascinando con il mouse. Come vedi, per esempio, questo microcontrollore ha il pin numero 1 contrassegnato dal pallino nel posto sbagliato, dovrebbe stare qua giù in basso, quindi uso il tasto di rotazione e lo riposiziono grosso modo nel punto esatto. Poi gli operatori di JLCPCB faranno un'ulteriore verifica, ma comunque cerchiamo di impostare al meglio le coordinate. Anche questo componente, come vedi, è sbagliato. Dobbiamo ruotarlo in questo modo. Il regolatore di tensione è girato. Il condensatore è posizionato bene, condensatori elettrolitici è importantissimo che siano posizionati bene, altrimenti potrebbero esplodere. Quest'altro anche è girato al contrario. Mentre i resistori sono tutti posizionati bene e i condensatori non polarizzati anche. Da questo punto in avanti si procede come abbiamo sempre fatto in ogni sito di e-commerce. Si devono compilare tutti i campi obbligatori, poi si paga e si attende. Attenzione, dopo qualche istante, ora o giorno, gli operatori di JLCPCB ti richiederanno una conferma. Fai tutte le verifiche del caso ed è l'ok solo se tutto corrisponde alle specifiche del prodotto. Nel mio caso, in 10 giorni di calendario ho ricevuto le schede con tutti i componenti SMD già montati. Ora non mi resta che caricare il firmware nel microcontrollore e divertirmi con il pilotaggio di questo NEMA 17. Entra subito nella scuola di robotica e meccatronica Impara Giocando se vuoi imparare tutti i segreti dei microcontrollori e dei motori passo passo. Ti lascio tutti i link in descrizione.
Ora, se anche questo video ti è piaciuto, metti un bel like, condividi questo video con tutti i tuoi amici che vogliono diventare progettisti di elettronica. Se hai bisogno di contattarmi, scrivi un commento qui sotto, oppure puoi trovarmi sempre su tutti i social, sono su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram o sul canale Telegram. Per oggi direi che è tutto, ti mando un grande abbraccio e ti saluto. Ciao!